Ed ecco ancora Roma, vista dal Gianicolo. Cari amici, oggi facciamo una passeggiata al Gianicolo. La passeggiata al Gianicolo sopra Roma. 23 luglio 2017, Gennaro Gelmini, pensando, beh, ed ecco infatti, siamo sopra il Gianicolo, iniziamo questa passeggiata, che ne dite amici, iniziamo questa passeggiata a Gianicolo, la borsa, bene, dai, sì, pensando, i pensieri a volte non vogliono per forza le parole. Il pensiero è già tutto. Il pensiero è già ovunque, salvo il vento solito che assale, salvo il vento. Ecco il panorama dal Gianicolo sopra Roma, panorama completo. E noi, salvo vento, cerchiamo di continuare. Dei bei pini marittimi di là, zona di Castel Sant'Angelo, continua. Tengo. E questa è la continuazione. Ah, che bello da qua. Roma Capitale Mondo. Siamo sopra Roma al Gianicolo. A fare la passeggiata al Gianicolo. Pensando, pensieri magari che non hanno appunto bisogno di troppe parole. Quando uno ha già dei pensieri completi, qualcosa di completo in sé, vuol dire che ha già avuto modo di dare ampia visione di sé, di ciò a cui pensa. Pensieri fluttuano e arrivano sempre al dunque, a qualcosa. Quello è verso l'ospedale del Bambin Gesù, di là dell'ospedale del Bambin Gesù, non sapevo che fosse da questa parte, e di là si sale
qui abbiamo una fontanella con un'arpa, con una cetra, e qui abbiamo una fontanella appunto con una specie di spada nella roccia, che poi naturalmente qua fare privacy c'è sempre difficile. Comunque, bene o male, siamo arrivati alla rampa della quercia del Tasso, Torquato Tasso di Gerusalemme Liberata. Poi mano a mano troverete ogni spiegazione, io penso che in tanti ne sappiano qualcosa. Allora, la quercia, purtroppo occorre dover dire che ormai ha dato i suoi migliori anni e non c'è più, e non c'è più, la quercia non c'è più, però rimane comunque un cartello. Aspettate che salgo qui su, ecco, farvelo vedere meglio. Allora, all'ombra di questa quercia, Torquato Tasso, vicino ai sospirati allori alla morte, ripensava silenzioso le miserie sue tutte. E Filippo Neri, tra liete grida, si faceva ciò fanciulli fanciullo, sapientemente. Riflettevano, vedete, anche loro pensavano, anche loro riflettevano. Questa è una parte della quercia che era crollata, la prima parte addirittura l'hanno tenuta così, è incredibile, eh? E poi lì c'è lo scritto. La quercia però poi una volta sembra che sia stata colpita da un fulmine. Io ricordo le cronache degli anni passati, dobbiamo andare a rivedere le cronache del secolo scorso. Sembra che sia stata presa da un fulmine e poi è rimasto ciò che è rimasto. Purtroppo però io penso se l'avrebbero potuta curare un po' meglio. Io non so, sinceramente, magari lo guardo troppo da un fattore degli alberi, quanto valgono gli alberi, però non è bello vederla così, un po' lasciata. E purtroppo non ce l'ha fatta, quindi a un certo punto tant'è. Continuiamo la nostra rampa della quercia, poi vediamo. Qua fare privacy è una parola. Comunque lì appunto tutta la zona dell'ospedale del Bambin Gesù di là, quindi insomma zona di cura, speriamo sempre quindi qualcosa per il prossimo. Quella è la rampa da cui siamo saliti, questa è un'altra quercia ma non c'entra, quella è la quercia del Torquato Tasso di cui abbiamo letto. Questa è la zona che c'è una specie di teatrino. Qua volendo non lo utilizzano, cosa volete? Non lo utilizzano. Però questa è come una zona che si potrebbe utilizzare a teatro. Ci sono i gradoni. Si può utilizzare a teatro. Qua magari scendo, lascio questa qua, vediamo. Bene cari amici, molto bene, nel senso, continuiamo la nostra passeggiata al Gianicolo pensando. I pensieri quindi sono più delle parole. Io non ho preparato nessun discorso per questa passeggiata, perché chiaramente quando si viene a Roma io ho un sacco di cose da fare sullo studio dei cambiamenti climatici, Nibiru,
pianeta Nibiru e manca poi il tempo per preparare un qualcosa di turistico anche. Ci vuole anche quello nella vita. Però abbiamo trovato il tempo di venire qua adesso alla passeggiata del Gianicolo, 23 luglio 2017 da Gennaro Gelmini. Benissimo, e continuiamo questa passeggiata. Qua una specie di teatro non utilizzato, tanto per cambiare. Una volta veniva utilizzato. Una volta l'ho sì. Utilizzato per 40 anni. Vedete. E poi? Perché hanno ritenuto da 2 anni a questa parte che c'era una sorta di pericolo per continuare a utilizzarlo. Mm-hmm. E hanno bloccato. C'è una compagnia, la Plautina, che ha fatto per 40 anni teatro qua, facendo tutte le... Io addirittura lavoravo... Bene, bene. 40 anni fa. Bene, buona giornata. Allora, al teatro ci hanno detto, noi per tutelare la privacy stavamo guardando, cioè io ero a parlare con un signore che per caso ho incontrato. E guardate, a volte il caso ci porta a incontrare delle persone incredibili. Questo signore dice che per 40 anni ha lavorato nell'allestimento di questa parte teatrale che stava sotto il Gianicolo. Dopo 40 anni hanno chiuso tutto, quindi 40 anni hanno usato questo teatrino all'aperto, e l'hanno chiuso il teatro all'aperto perché dicevano che c'era pericolo delle persone, che era troppo esposto in giù, le persone potevano cadere di sotto, no? No, una cosa incredibile, cioè per motivi pericolo hanno chiuso un bel teatro. Allora ecco che c'è la possibilità, guardate, il caso è incredibile, ci ha portato a incontrare la persona che faceva parte di questo teatro. Allora quindi, se è stato aperto per 40 anni, c'è la possibilità che torni l'apertura. Ma certo, le cose belle, come ho sempre detto, le cose belle devono tornare. E pensando, pensieri che svagano la mente, perché pensando, rampa della quercia, pensando noi in realtà abbiamo delle risposte, perché noi troviamo le risposte e troveremo anche le risposte in qualcuno che ci dirà sì, certamente, perché noi se abbiamo pensieri giusti, profondi, ben vengano questi pensieri giusti, profondi. E qua un po'. E in pratica, dove stiamo arrivando? Stiamo arrivando dove c'è il monumento a Garibaldi. Herman Linkanen, garibaldino finlandese, venuto fino dalla Finlandia per combattere con Garibaldi. E qua abbiamo tanti eroi. E proprio al Gianicolo, Luigi Mercantini, lì è tutto il Gianicolo. Adesso andiamo verso la statua ed ecco un monumento a Garibaldi. Andiamolo a vedere da vicino. Siamo al monumento a Garibaldi, adesso andiamo a vederlo da più vicino. Thank you.
abbiamo cercato di metterci in un punto senza vento ed ecco il monumento. Cosa leggete qui? A Giuseppe Garibaldi. Ecco, la corona perenne ricordo a Giuseppe Garibaldi, la lupa di Roma le Remo, il monumento. Vediamolo un po' di qua. Italia e Vittorio Emanuele. E sopra Giuseppe Garibaldi. Vedete come se ci guardasse adesso. Tutti i garibaldini. Bene, cari amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Un saluto da Gennaro Giolmini a voi tutti. Ciao amici. Ecco, pensando magari al Gianicolo, anche questo, chissà, noi un giorno. È molto bello, ho fatto bene a venire qua a fare la passeggiata al Gianicolo, pensando. I pensieri superano le parole. Pensieri si possono avere quando, ad esempio, abbiamo superato le parole. E adesso andiamo all'isola Tiberina, cari amici. Qui c'è il Tevere. Col ponte e l'isola Tiberina che ci aspetta. Benvenuti, cari amici. Ci troviamo all'ospedale Fate Bene Fratelli dell'isola Tiberina, dove un medico nella seconda guerra mondiale si inventò una malattia inesistente per poter salvare quanti più ebrei dalla deportazione nazista. È un fatto realmente accaduto. In quel caso è stato un bene. Invenzione, inventare è stato un bene, anche quello è un'arte di sopravvivenza, è un bene inestimabile per il prossimo, quella è la santità. Ed ecco, fate bene fratelli dell'isola Tiberina, l'ospedale Fate Bene Fratelli. Un'isola, una storia, l'isola Tiberina. 24 luglio 2017, Gennaro Giolmini, salvo impedimenti di rumori. E siamo qui all'isola Tiberina. La piazza. E di là, poi verso il ponte, l'ospedale. Bene. Roma.
Piazza San Bartolomeo all'Isola, Rione Ripa, Isola Tiberina. E lì il famosissimo ristorante da Sorarella. Guardate come si incunea bene il fiume Tevere sotto il ponte. Uccellini! Uccellini! Rino, il grande Rino Gaetano. Il nostro caro Rino Gaetano, un cantante di origini calabresi, vissuto a Roma, finito prematuramente, molto giovane, però ci ha donato delle fantastiche canzoni che ancora oggi noi cantiamo e rimane un perenne ricordo. E quindi il dono di Rino Gaetano è la sua arte, è la sua arte musicale che ci dona al cuore, ancora ai giorni d'oggi, al cuore e allo spirito, qualcosa di immenso. Il grande Rino Gaetano. Questo è il mistero della vita, che il mistero della vita sta anche nel ricordo che possiamo dare a chi c'è dopo di noi, e anche in ciò che possiamo comunicare. La comunicazione fa parte dell'umanità. Senza comunicazione non c'è umanità, perché la comunicazione è da lì che poi nascono grandi cose. E Rino Gaetano, nelle sue canzoni, ha dato tutto. Aveva un pensiero che andava oltre proprio il comune pensare. Aveva qualcosa che lo spingeva noi, suoi fan, da sempre, che ascoltavamo le sue canzoni
È vero? E ascoltavamo. Rino Gaetano era un grande, ed è un grande, perché anche se non c'è più, di lui rimane la sua arte. Delle canzoni che rimangono nel cuore, nello spirito, e quando noi continuiamo nella vita lo facciamo grazie alla comunicazione, è vero anche questo, se c'è una buona comunicazione nella vita possiamo fare grandi cose, perché abbiamo sempre qualcuno dietro di noi. Chi sono? Sono dei buoni amici che si considerano, ma anche gli artisti ci considerano. Gli artisti, tramite l'arte, è qualcosa di sublime. Ecco, un esempio che abbiamo qua, oggi 22 luglio 2017, al Cimitero Verano di Roma, Gennaro Giannini, emissione speciale per YouTuber Mauri. YouTuber Mauri mi ha spinto lui bene a venire, perché le cose importanti si fanno. E così sono venuto subito. Metropolitana, tram, sono arrivato subito al Verano. Ed ecco il grande Rino Gaetano. Melodie fuori legge. E qua a Rino Gaetano c'è un tavolino in cui si possono scrivere pensieri. A Rino Gaetano. Qua c'è un quaderno, il suo loculo, il loculo del cantante Rino Gaetano, al Cimitero del Verano a Roma, ed ecco Rino Gaetano, qua lasciano un tavolino per scrivere. Rino Gaetano, un cantante di origini calabresi, è sepolto qua al Cimitero del Verano, a Roma. Qua addirittura abbiamo delle sue foto. Rino Gaetano, infatti, qui, e qua naturalmente io non scrivo nulla, perché si prega di tenere pulito, hanno messo varie cose di Rino Gaetano. Sono venuti a scrivere sui muri i fan di Rino Gaetano, perché quando un fan ci tiene troppo ricorda anche così. Certamente, Rino, sembra quasi che ci sorridi, e c'è un bel venticello, forza e coraggio, c'è sempre qualcuno che in fin dei conti ci sta vicino. Rino, tutta un'altra musica,
Ovunque tu sia, un abbraccio dagli antropologi. Rino. A me che ascolto il tuo disco sorridendo. Se ho degli attimi di rancore, cerco te. Vedi che te vivi? Rino per sempre, Rino vive. Sei un eroe a tempo perso, colora questo mondo falso perché è diverso, niente ormai c'è. Sei stato un grande, al cielo è sempre più blu, baci. Grazie Rino Gaetano, sei con i nostri cuori. Per cura degli amici e con l'opera degli scolari, a perpetua onoranza di chi restaurava l'arte del disegno in Italia. Tommaso Minardi, pittore nato a Faenza, morto in Roma.